Grazie, buonanotte. Ma è fuori, va via così, ma si manca. Non si canta quella lì, magari... Decido io cosa fare, va bene? Qui a Milano decidete voi, fate voi, e non solo a Milano. Guardi. Scusi? Sì, però innanzitutto volevo ringraziare. Grazie. Poi la Milano è una piazza molto, molto attesa da noi, perché quando tra noi si dice, oh ragazzi andiamo a fare a Milano, Milano, cazzo Mari, esatto, Milano è sempre Milano. Ma dice signora così? È vero, sempre Milano! Sì. Questo è il momento più bello, è quando mi sfogo che ti rilascio un attimo. Forse è per rilassare, però è proprio l'attimo che ti amo di più. Bravo Fiorello, bravo Mimmo! Mimmo, soprattutto. Soprattutto. Mimmo? Mimmo, ovviamente. Ma che volete? La 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 la. Mimmo dedicò questa canzone a un uomo che era stato molto generoso per lui, e Mimmo non dimenticava le persone speciali, e allora volle immaginare e scrisse una canzone per immaginare l'ultima notte di quest'uomo così elegante, il principe Lanza di Trapia. È giunta mezzanotte, spengono i muri, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. L'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, lasciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. La 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 la
applauso alla mia grande orchestra, il maestro Daniele Bonavini e il maestro Fabrizio Palma. Grazie a tutti, grazie agli angeli di Sol Tommaso, grazie, grande, 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 grazie, grazie Vincenzo, grazie Antonello, Mariano, Maurizio, a tutti, grazie Moira. E voglio dire grazie stasera a una persona che mi ha regalato il sogno di raccontare un pezzo della mia vita, il mio regista Gianpiero Solari. Grazie Gianpiero, grazie di cuore. Ciao.